La preghiera è la migliore arma che abbiamo. È una chiave che apre il cuore di Dio. Devi parlare a Gesù anche col cuore, oltre che col labbro. Anzi, in certi momenti devi parlargli soltanto col cuore. Pace bene. Carissimi fratelli, ancora una volta un pensiero di Padre Pio per questa giornata, da vivere nella serenità e nella fiducia, al di là delle difficoltà o dei problemi con cui ci imbattiamo, ecco, quotidianamente. Padre Pio ci ricorda che la preghiera è la migliore arma che abbiamo, e la definisce una chiave che apre il cuore di Dio. Una bellissima definizione della preghiera, un'arma, cioè qualcosa che è messa nelle nostre mani perché noi possiamo vincere le battaglie, le difficoltà quotidiane, anche contro le tentazioni che certamente non mancano nella nostra vita, che ecco, la nostra natura umana fragile, ferita dal peccato, e allo stesso tempo il demonio che certamente ci insidia, come ci ricorda San Pietro, ecco, ci presentano. E quindi la preghiera è la nostra forza, è la nostra arma. Vogliamo vincere queste tentazioni? Vogliamo sconfiggere il demonio che ci assilla continuamente? Vogliamo superare quei momenti difficili che siamo chiamati ad attraversare? Padre Pio ci dice: la preghiera è la nostra arma, è la chiave che apre il cuore di Dio. E poi Padre Pio ci esorta ancora una volta a pregare col cuore, a pregare più con il cuore che con le labbra. E dice Padre Pio addirittura che in determinate circostanze, addirittura più che con le parole, preghiamo solo con il cuore. Dunque una preghiera filiale, confidente, affettiva, fatta col cuore, non con le fredde parole o con la recita meccanica di formule che magari sono anche belle, a cui noi ci teniamo sicuramente, ma devono essere accompagnate, animate dal cuore. Il cuore deve rendere vive quelle formule, magari che sono state composte da altri e che sono molto belle, che certamente non dobbiamo mettere da parte, ma che dobbiamo recitarle, ecco, con il cuore, con l'attenzione, facendo nostri quei sentimenti, in modo che diventino davvero quella chiave capace di aprire il cuore di Dio, che diventino quell'arma capace di sconfiggere il male o di superare quelle situazioni difficili. Ecco, Padre Pio ha sperimentato lui nella sua vita questa realtà, ecco perché è in grado di insegnare agli altri, ecco, quello che lui stesso ha vissuto. E quindi Padre Pio ci esorta a pregare. La preghiera è la nostra arma. Non pregare significa rimanere in balia di noi stessi e delle onde del mare che ci possono travolgere e anche sommergere. Abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno di quest'arma, senza della quale la nostra vita, ecco, non può navigare serenamente, ecco, nel mare di questa vita, ma ecco, abbiamo bisogno appunto di questo rapporto intimo con il Signore che ci assicura la forza e la grazia per ogni giorno della nostra vita. Pace e bene a tutti.